Se il tessuto economico del Piceno sta ancora in piedi è grazie alle piccole e medie imprese che, a dispetto delle multinazionali predatrici, investono sul territorio e credono nelle sue risorse. Per le imprese locali allora è arrivato il momento di tirare fuori le idee grazie alla Fondazione Ottavio Sgariglia dal Monte, che ha presentato un progetto che sostiene l'imprenditore non solo economicamente ma anche attraverso tutoring e formazione. Al primo incontro della Fondazione hanno partecipato il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, e ovviamente la presidente della Fondazione, Donatella Calvelli. Siamo disposti ad accogliere le idee che ci vengono dall'esterno ed eventualmente anche a proporre delle idee in cui, dei campi in cui imprendere. Questo è il nostro obiettivo e il tutto avverrà tramite un supporto sia in fase, diciamo, di start-up, sia in fase di finanziamento, di piccolo finanziamento, e sia nel tutoraggio successivo all'inizio dell'attività di impresa. Fondamentale per la campagna Tiriamo fuori le idee anche la Compagnia delle Opere Marche Sud, rappresentata dal presidente Massimo Valentini, e poi la Fondazione Carisap con il presidente Vincenzo Marini Marini. Noi già dal 2005 abbiamo identificato la crisi economica, la crisi dell'imprenditorialità come uno dei fattori di rischio sociale della nostra comunità e ci siamo mossi in tal senso. Un percorso un po' lungo è stato, perché è complesso, è delicato lo strumento. Nel 2007 abbiamo, dopo un lavoro di un anno e mezzo, abbiamo costituito questa fondazione. Adesso loro, dopo un ulteriore lavoro per mettere a punto il meccanismo, si presentano alla comunità. Questo è un elemento che voglio mettere in rilievo. Il secondo è che abbiamo deciso di creare questa fondazione perché non possiamo intervenire per legge direttamente a favore del sistema economico e quindi abbiamo rinunciato a 4 milioni di euro delle nostre erogazioni, quindi abbiamo rinunciato a una grossa fetta di potere, perché 4 milioni per noi non ce le regala nessuno, ce li dobbiamo procurare, e l'abbiamo messa a disposizione di altri soggetti, perché su questa fondazione noi, vorrei sottolinearlo, non abbiamo alcuna forma di controllo, nominiamo solo un amministratore su 4. Quindi nell'interesse supremo della comunità è proprio per cercare di fronteggiare questa crisi economica di cui oggi tutti parlano.